un'aquila i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Avrò cura di te, io sì che avrò cura di te. E rieccoci di nuovo in diretta per la seconda parte di Culo e Camicia. Ho l'onore, è l'ennesima volta che è qui con me, mi fa molto piacere, Michele Bruno dell'Azzurra Calcio. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Michele, grazie a te. Partiamo subito col botto. Dopo la debacle nazionale ritornano sempre le stesse voci, dare spazio ai giovani, dare spazio ai giovani. Sì. È così? Sì, frasi fatte, detto tu, ritornano le solite voci. Ma fra due settimane si ritornerà a lavorare allo stesso modo. Ti dico la verità, proprio in questi giorni parlavo con un dirigente di una federazione, insomma un dirigente amico, che diceva, ricollegandosi proprio a quella che è stata la debacle della nazionale, si parla di dare spazio ai giovani, il giorno dopo bellissime interviste, puntare più sui giovani, ne devono giocare 5 obbligatori, 10 per forza in prima squadra. A tutta risposta è arrivato un taglio del 60% nelle federazioni per quanto riguarda i settori giovanili. Quindi, insomma, di cosa parliamo? Prima di continuare, Michele, io credo che nei tempi indietro è stato anche un tuo compagno di squadra. Volevo fare un abbraccio alla famiglia Iannarone per la perdita di Livio in settimana. Sì, se non erro, avete giocato insieme. Abbiamo giocato insieme 4 anni ad Ariano, 1 anno a Grotta, 2 anni a Grotta. E Livio, al di là insomma di essere un ottimo calciatore, era un amico, perché tutti quanti lo conoscevano, un ragazzo molto umile che si metteva a disposizione per tutto. È una cosa che ha toccato tutti, perché conosciuto in tutti i paesi e ha lasciato sempre bei ricordi, mai una parola fuori posto, veramente quelle persone che diventano dei fratelli. Anche rivedersi dopo tanti anni con Livio era come se incontrate un fratello, e il bene era sempre più grande, insomma. Ancora un abbraccio a Michele, il fratello, e a tutta la famiglia Iannarone per questa grave perdita per il calcio dilettantistico locale. Michele, ritornando un po' su di noi, ritornando un po' sul calcio, veniamo da 2 anni di pandemia dove apriamo, chiudiamo, come è proseguita questa attività dal 2020 in poi? Malissimo, perché al di là di quello che erano i dubbi se poter fare attività o no, c'è stato veramente un cambiamento nei ragazzi, non solo un cambiamento fisico, atletico, perché stare a casa fermi per tutta la giornata certamente non aiuta in quello che è un momento di crescita importantissimo per la loro età,
ma proprio a livello caratteriale. Noi abbiamo parlato con tanti genitori che, dove ci raccontavano che addirittura era quasi diventata un'abitudine non uscire e non incontrarsi con i ragazzi, insomma. Quindi 2 anni bruttissimi e abbiamo ripreso, speriamo di non fermarci più e piano piano di, insomma, riportare a quelle che sono le abitudini della loro età i ragazzi, perché poi indietro non si torna, insomma. Si è ripreso? Sarà una ripresa definitiva? Sì, credo di sì. Mi sembra che già dal 1° aprile molte restrizioni sono state tolte, mi sembra che si può fare già attività all'aperto. Bisogna ancora avere la notizia ufficiale del Green Pass per i ragazzi dopo i 12 anni, però anche le notizie, insomma, per questo Covid sembrano, anche se nelle ultime settimane i contagi sono aumentati, però credo che con l'arrivo della primavera, insomma, dobbiamo essere ottimisti. Che poi, diciamo, le scuole calcio sono un po' quelle che hanno un po' sofferto di più, perché erano quasi tutte, qualcuno aveva qualche campo esterno, il resto erano quasi tutti nei luoghi chiusi, quindi obbligo di Green Pass era... Sì, certo, anche perché, insomma, noi ci troviamo in posti dove l'inverno da noi è particolarmente freddo, quindi la maggior parte dei bambini, dalla categoria dei pulcini in giù, deve fare attività all'interno, insomma. Le abitudini anche dei nostri ragazzi, anche se, insomma, personalmente cerco di spronarli a stare all'aperto sempre di più, l'importante è subito fare una bella doccia calda, però molti genitori preferiscono che i bambini nel periodo invernale fanno attività al chiuso. Mica i tempi tuoi di quando andavi tra i padri sono passati, quindi. Sono passati, sì. Michele, come lo vedi questi bambini da 2 anni di stop? Cioè, nel senso, è cambiato qualcosa la voglia pure di giocare? Vedi qualche cambiamento anche in loro? Ti ripeto, sì, abbiamo notato dei cambiamenti in molti bambini, un atteggiamento un po' più chiuso, riservato, meno propenso a divertirsi a 360 gradi, però io credo che anche per quella che è la natura dei bambini, per la loro età, piano piano ritorneranno a divertirsi al 100%, insomma, noi siamo pronti lì a lavorare per loro. Ci siamo attivati da sempre, anche da casa noi abbiamo cercato di coinvolgerli con allenamenti, giochi, insomma, cercando di farci sentire vicini proprio a livello emotivo, ma anche proprio per tenerli impegnati. Ormai sono decenni, se non è, quanti anni? 18, questo 18 è il 18esimo anno, sì. Sono 18 anni, numero di iscritti attuale alla Azzurra Calcio? Noi nel periodo che abbiamo riaperto, nel periodo di settembre, dove, insomma, c'era una situazione abbastanza tranquilla, siamo arrivati a oltre 230 iscritti, insomma. In varie categorie, abbiamo in vari campioni. In varie categorie, un numero veramente importante per quella che è la nostra realtà. Vabbè, diciamo che è una delle scuole calcio più attive del territorio, del bacino. Sì, ripeto, è un bel numero. Credo che 230 su tutti di Grotta, non ce l'abbiamo. No, sì, ragazzi. No, abbiamo ragazzi che arrivano anche dalla Baronia, dai paesi dell'Altirpinia, ed è piacevole vedere e conoscere famiglie che vengono anche da altri paesi. Michele, in settimana noi veniamo anche noi da 3 settimane piene di raccolta per gli aiuti verso la popolazione ucraina. Sì. Voi avete fatto un gran gesto e state continuando a farlo, avete iniziato ad accogliere i bambini che sono arrivati nel nostro territorio, che, diciamola, che anche lì giocavano a calcio tranquillamente, facevano una vita uguale ai nostri figli. Quali sono i prossimi passi? State aspettando altri? Sì, sappiamo che devono arrivare altri bambini e quindi abbiamo mandato questo messaggio a tutti i bambini che arriveranno purtroppo da questa, direi, triste realtà, forse è poco, da questa offesa per l'umanità, secondo me, perché pensare nel 2022 di ritornare a fare le guerre è veramente una violenza all'essere umano. Però niente, noi abbiamo mandato questo messaggio e altri bambini che arriveranno saranno ospitati gratuitamente, in ogni senso, per ogni cosa, nella nostra scuola, così come è stato ospitato Deniz. In che ruolo gioca Deniz?
ma tutti i bambini vogliono fare gli attaccanti. Attaccanti, nessuno il portiere, cioè. Solo mio figlio voleva fare un po' il portiere, poi ha capito che prendeva pallonate e ha detto no, basta. Va bene, poi cambiano idea continuamente, quindi l'importante è che stanno, corrono dietro un pallone, tornano a casa stanchi e col sorriso sulle labbra. Quello è l'obiettivo principale. Ritornando un po' sui campionati di... che si stanno disputando, come stiamo messi e come state messi? Allora, noi stiamo disputando i campionati federali con l'Under 17 provinciale, e attualmente occupiamo la terza posizione, quindi in piena zona playoff. Credo che ci entreremo questo risultato, poi vedremo come va a finire. Un gruppo che si è creato quest'anno, però ci sta dando già delle ottime soddisfazioni. Ancora di più il gruppo dei regionali Under 16, che è attualmente al quinto posto, a soli 3 punti dai playoff, ed è questo veramente un risultato che ci inorgoglisce, perché andare a lottare nei playoff in un campionato regionale con grossissime realtà campane come quelle napoletane del Beneventano, veramente questi ragazzi hanno fatto dei passi da gigante. Ricordiamo che 2 anni fa, quando abbiamo fatto quest'ultimo campionato, siamo arrivati insomma penultimi, terzultimi, e le partite erano davvero facevamo tanta fatica per restare in partita. Con 2 grossi anni di lavoro veramente ci stanno dando delle soddisfazioni. E poi diciamo che ogni 2 anni va ricambiata quasi tutta la rosa, perché comunque si cresce d'età ogni anno, si cresce d'età, quindi passano le categorie superiori. Poi dipende anche da quella che diciamo l'età della categoria. Non è facile scegliere di fare un gruppo diciamo di fascia A o di fascia B, dipende da quello che si ha in mano. Rispetto a queste grandi realtà noi non abbiamo, facciamo fatica proprio a livello numerico a poter creare un gruppo valido per questi campionati. Questo ci fa capire ancora di più il grosso lavoro che abbiamo fatto. Questa è una frase che quasi tutti i miei ospiti che vengono in questa trasmissione lamentano. Parlano tutti di importare i giovani nelle categorie, faccio esempio, promozione e eccellenza. Abbiamo bisogno degli under, facciamo giocare i giovani, ma poi questi giovani nei nostri paesi ci sono realmente per farli giocare? Forse oggi si fa più fatica a trovarli, ma proprio perché non si è fatto un buon lavoro e non si è creduto nei giovani. È normale che adesso ce ne sono di meno. Noi, ti dico la verità, ti anticipo che è uno dei nostri obiettivi. Tu sai che siamo prossimi ad aprire questo nostro centro sportivo. Ci stiamo arrivando, e tra i tanti lavori che vogliamo fare è proprio quello di creare una prima squadra con dei ragazzi che non vanno oltre i 17-18 anni, quindi per dare un punto di riferimento a questi giovani. Sfondi una porta aperta su questo, tu lo sai, ne abbiamo parlato tante volte, e io credo che giovani di qualità con un buon lavoro fra qualche anno se ne possono trovare. Bisogna crederci e non farsi condizionare tante volte dalla piazza, che invece pretende il risultato e pretende il posto di classifica. Ma poi è una cosa che dovrebbe, a parte che secondo me bisogna cambiare un po' le regole. Bisogna cambiare un po' le regole di base, cioè nel senso, mi spiego meglio. Se tu in un campionato di eccellenza o di promozione non obblighi le società a fare un under 18, la obblighi nel senso, vabbè, non la fai, paghi la multa e vai avanti. Ma se inizi a tagliare i punti nella classifica alla prima squadra, molte squadre da eccellenza, promozione, anche Serie D, iniziano a pensarci 2 volte. Magari invece di prendere un calciatore a 20.000 euro all'anno, ti prendi un giovane del paese, del posto più vicino. Sì, lo so, ma vedi, diventa un discorso un po' complicato, difficile da capire, perché sì, fare così potrebbe risolvere un po' le cose, però poi si va a dire trovare tutti questi under da far giocare in squadra attualmente non è facile. Fare lo juniores è dispendioso, perché si gioca il lunedì, non si trova il mister che accompagna la squadra il lunedì, e ritorniamo un po' al discorso di far iniziare i campionati giovanili non nel mese di dicembre, nel mese di gennaio, dove, ripeto, l'inverno da noi è particolarmente freddo e quindi difficile. Molte volte noi ci adagiamo a quelle che sono le regole. Se invece di partire nei momenti in cui si potrebbe giocare di più, ad ottobre, a settembre, sappiamo che magari la federazione prolunga le iscrizioni fino a novembre, fino a dicembre, con l'unico obiettivo di fare l'iscrizione e quindi incassare soldi, noi ci adagiamo a questo e quindi andiamo qui là.
Se invece si mettono delle regole e io rischio di non fare il campionato se non faccio le iscrizioni, mi devo adeguare per forza. Lo stesso discorso dei giovani. Se si mette questa regola, credo che la Lega deve intervenire.